Luciano Allamprese, buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Grazie. Posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo libro pubblicato da Atlantide, Il vecchio figlio. Luciano Allamprese insieme con noi per raccontare, ma non molto, di questo libro, perché qui nel posto delle parole i libri li raccontiamo, ma non vogliamo mai dire troppo. Ricordo ai nostri ascoltatori che Luciano Allamprese ha svolto per molti anni attività didattica di ricerca in università spagnole e latinoamericane, ora insegna in un liceo, è traduttore dallo spagnolo e dal portoghese il libro Stanze per la morte del padre di Manrique, pubblicato da Einaudi, ricordiamo. E poi posso pensare che questo libro, Stanze per la morte del padre, ricalchi anche per certi aspetti un po' una piccola parte del tema che andremo ad affrontare con questo libro intitolato Il vecchio figlio. Normalmente si dice il vecchio padre, ma qui il vecchio figlio andremo a scoprirlo. Anzitutto, Luciano Allamprese, che cosa ci dice l'immagine di copertina? Così singolare, così essenziale. Sì, è vero. Intanto ringrazio i grafici che hanno saputo estrapolare dal libro i simboli di tutta la dinamica del rapporto padre-figlio, e cioè gli occhiali e il bastone del padre che poco a poco diventeranno gli occhiali e il bastone del figlio. Il libro si snoda intorno a un'idea che è un'idea topica non solo della letteratura ma dell'antropologia, cioè il conflitto padre-figlio. In questo non ci sarebbe nessuna novità. La particolarità di questo libro non è soltanto il tono, che ho cercato di mantenere sempre semiserio e ironico, ma anche che questa rottura fra padre e figlio avviene sul problema della lingua. Ecco, mi fermo se ci sono dei chiarimenti da fare, ecco. Ecco, sì, il problema della lingua è un problema molto importante per questa narrazione di romanzo, ma anche per la narrazione, una volta chiuso il romanzo, la narrazione delle nostre vite. Io sento come la mia esperienza e la scienza della mia vita sono grandi. Non si vivono inutilmente tanti anni. Io so molte cose, purtroppo non so insegnartele tutte come vorrei. Ho paura che non saprò dire a te quello che penso solo perché tu hai l'abitudine di ridere di tutto. Potremmo dire meno male che sia l'abitudine di ridere di tutti, di tutto per certi aspetti. Qui è una citazione molto importante, la coscienza di Zeno unita allo svevo, che non sempre, non molte volte viene citato. Come mai la scelta di questo, sì, questa scheggia? È vero, questo esergo proprio dà il via a quello che è la cifra del romanzo, e cioè questa ironia. Svevo è sicuramente un modello, ma naturalmente sarebbe fuori luogo qualunque paragone così, ma Svevo affronta proprio in uno dei momenti particolari e più belli del libro proprio l'ultimo momento, il saluto, il congedo dalla vita del padre, che si sintetizza davanti al figlio con uno schiaffo. Prima di morire il padre dà uno schiaffo al figlio. Nel mio libro c'è a un certo punto verso la fine il padre che dà un morso al figlio, che è sicuramente un omaggio indiretto, una citazione di quel momento sveviano. E se poco fa ho letto la frase di Italo Svevo, nel prologo andiamo subito a scoprire un altro straordinario pensiero, quello di Giuseppe Berto nel Male Oscuro, quando lui scrive, e lei lo riporta, uno scrittore sempre autobiografico, e quindi ça va sans dire la domanda, quanto conta l'autobiografismo in questo romanzo? Io avevo citato questa frase proprio perché risponde all'istintivo quesito di chi legge di quanto ci sarà di vero. Per esempio, una mia ex alunna mi ha scritto dopo aver letto il mio libro e mi ha detto: professore, spero che non sia autobiografico, perché certo che lei ne uscirebbe molto male. Ecco, questo per dire, io sul momento non ho saputo risponderle che cosa
fosse più opportuno dirle. Invece ora dopo l'ho capito che cosa, che in realtà chi scrive non deve preoccuparsi di uscirne bene, chi scrive al contrario forse deve uscirne il peggio possibile, perché soltanto così potrà illudersi di aver scandagliato realmente nella sua coscienza, soltanto così potrà illudersi di aver detto una porzione anche minima di verità. Ecco, vale per le confessioni di Rousseau, vale per Baudelaire, quanto autobiografismo ci sia. Ora, per rispondere alla sua domanda, certo, c'è una materia autobiografica e non c'è. Non è vero quasi nulla di quello che viene affermato del padre, delle caratteristiche. Mio padre non era un militare, e così via, tante altre cose raccontate. Ma senz'altro alcuni tic paterni sono stati registrati. Ho attinto all'autobiografia, alla mia autobiografia, per tutto ciò che mi facesse comodo, ecco, che utilisticamente servisse alla narrazione, ai personaggi che io volevo disegnare. Perché, riprendendo ancora la frase di Berto, mi scusi se rimango ancora per qualche istante, perché il tema dell'autobiografia, perché leggo, allora il narcisismo da una parte, il gusto di narrare dall'altra, possono portarla addirittura ad una maliziosa deformazione di fatti, di persone, e quindi è veramente da gestire sulla lama di un rasoio, quella parte autobiografica. Ma qui entriamo in questa storia. Entriamo in questa storia perché lei poco fa diceva è un problema di linguaggio. Altro che se è un problema di linguaggio, ma non è solamente il linguaggio, perché qui il vecchio figlio, questo titolo che subito sintetizza in maniera forte, caratterizzante e con tutta la precarietà che si porta dietro il vecchio figlio, Luciano Lamprese. Sì, mi scusi, non, qual è la domanda? Ecco, dicevo, si sente la precarietà di questo figlio, no? Andando avanti nella narrazione, e questa idea della vita che deve essere consonante anche al padre, per quanto il padre possa essere contestato, perché dal padre, dalla figura del padre, da Telemaco in poi, potremmo dire, sì, ci si allontana ma poi ci si ritorna. Allora, il mio libro non è consolatorio, per cui non c'è, ecco appunto, non c'è come in Telemaco, ecco, questo allontanarsi ma poi ritrovarsi. Il narratore si allontana, racconta esplicitamente di allontanarsi 10-15 mila chilometri, di porre fra sé e il padre una distanza infinita, proprio perché non riesce a poter vivere come il padre, a poter essere come il padre. Alla fine del libro ritorna, nell'ultima parte del libro ritorna a vivere col padre, dovuto a un fatto accidentale triste, cioè la morte della madre, la solitudine del padre, quando in lui è avvenuta già una parziale metamorfosi dovuta a quel personaggio femminile, a quella donna, a quella donna fatale proprio, che ha sconvolto la sua vita, anche obbligandolo a registrare l'estrema parentela che c'era fra lui e il padre. Per cui il protagonista torna dal padre quando già ha assunto, per così dire, il fatto che loro siano fondamentalmente uguali. E questo non gli dà felicità, provoca, se vuole, un'amarezza, ecco, un po' sveviana, l'affronta ironicamente, ecco questo. E la parte dell'ironia credo che sia un elemento importante non solo ai fini della narrazione, Luciano Lamprese, ma ai fini proprio anche di quella convivenza tra padre e figlio. Sì, perché il padre, per esempio, a proposito, qui torniamo al linguaggio, quando il padre, con tutti i difetti che può avere, il padre ha una sua creatività, potremmo dire, per esempio con le parole, i diminutivi delle parole, no? Che non è un modo per diminuire l'importanza di qualche cosa, di un oggetto, di una situazione, ma è una prospettiva di sguardo diversa. Sì, io non ho voluto fare infatti una caricatura di questo personaggio del padre, e non perché inconsciamente filtrava il personaggio mio padre e di conseguenza non avrei avuto piacere a farlo. Non è questo. Il personaggio è disegnato nei suoi tic, nelle sue manie, ma
anche in una certa anomala integrità che può avere, ecco, la sua concezione, soprattutto quando nota nella mutazione del padre, perché vorrei dire questo, il libro è un libro delle mutazioni, poi in fondo tutti cambiano, tutti mutano, tutti poco a poco avviene nel corso del romanzo come una trasfusione di aspetti caratteriali che si esprimono prevalentemente o inizialmente attraverso la lingua, da un personaggio all'altro, ecco. Ognuno perde poco a poco l'identità iniziale per diventare parte dell'altro. Diventare parte dell'altro e non avere nemmeno pietà verso se stessi, sì, no? È vero, una discesa, certo, nel sottosuolo, sempre più che sottosuolo, nell'acquaio dell'anima. Sì, no? Infatti, no? Marco Lodoli parlava anche di influenza dostoevskiana, in questo senso sì, c'è anche un fondo nel protagonista, c'è una strana mélange fra quello che è un atteggiamento tipicamente svediano dell'ironia e dall'altro questo scavare fino in fondo, come ha notato lei, che è proprio l'uomo dentro di noi, ecco, l'io stravolto e tormentato dei romanzi del Russo. Ecco. Bella però questa prospettiva che ha dato Marco Lodoli su Dostoevskij, sì. È bella impegnativa anche per lei, Luciana, sì, certo, Camprese, no, vero? Certo, sì, anche perché ovviamente non c'è in chi scrive il tentativo di imitare o di citare un autore. Scrivendo escono fuori delle parentele, escono fuori delle influenze, ecco, è indiretto ovviamente questo approccio. Potremmo dire, Luciano Lamprese, che l'esistenza di queste persone, padre e figlio, viene salvata proprio dalle parole. Sì, è vero, la lingua poi alla fine è quello che riscatta, ha ragione, sì. Quello che li allontana è quello che li unisce, per esempio, perché verso la fine la figlia non avviene in una forma così tranchant, ecco, però la sorella del narratore, figlia di quel padre e di quella madre, parla come la madre, è come se avesse mutuato gli aspetti materni, e lui ha assunto anche nel linguaggio proprio quegli aspetti così duri della lingua del padre, che invece lui ridicolizzava una volta, sì. La lingua poi alla fine è quella che si mette in mezzo e che fa piazza pulita ed esprime la verità, ecco, fissa una verità alla lingua. Sì. E pone molte domande questo, sì, questo romanzo, pone molte domande perché il rapporto, ognuno ha il rapporto col proprio padre, no? Che ci sia o non, certo, ci sia, siamo tutti figli, ma questo romanzo, senza svelare ovviamente più di tanto, si chiude con una domanda. O dovrà ancora essere lui ad insegnarlo a me? Ora, questo insegnamento, e qui torniamo alla frase di Italo Svevo, di inizio dell'esergo, questo insegnamento è qualcosa di fondamentale, ma proprio necessario, dunque, Luciano Lamprese? Si chiude il circolo così, cioè la lezione paterna che all'inizio era così apprezzata dal figlio bambino e ragazzo, attraverso questo lungo cammino in cui poco a poco il protagonista è cresciuto, si è sposato, ha viaggiato, ha lavorato, ha detestato il padre, ha rotto parzialmente col padre, poi alla fine riprenderà nella parte finale, quando lui è altro di quello che era all'inizio, riprenderà, come dire, il suo rapporto di discepolo nei confronti del padre, e forse dal padre pensa di poter ricevere quest'ultima lezione, quest'ultimo insegnamento. E poi il padre, quando è malato, non vuole sentire di avere davanti a sé un medico. Poi però, se ricordo bene, il figlio a un certo punto dice: papà, sì, io non mi sento bene, e lui invece... Ed è qui, certo, anche un aspetto è ambivalente, una lettura molto psicologica, fino anche psicanalitica, e lui gli risponde, sì, se ricordo bene, ma allora perché non chiami un medico? Certo, il padre approfitta
tra l'altro il padre, che ha una grossa patologia in quel momento, come viene detto, non vuole ammettere questa sua malattia e approfitta della malattia del figlio, una stupidaggine, un'allergia quotidiana, per poter chiamare un medico. Ma già che il figlio si era accorto nei giorni precedenti di questo malessere serio del padre, è come se il lieve male che è venuto al figlio fosse un campanello d'allarme, fosse un pretesto per poter curare la salute del padre. Sì. Questo padre militare, questo padre implacabile, questo sì. Padre... Ecco, mi perdoni, ha detto bene, questo padre militare e implacabile, ma contemporaneamente viene poi alla fine demitizzato, perché del militare lui ha solo degli aspetti, come dire, proprio più formali, ma nella sostanza non lo è, perché il padre si occupa poi del commissariamento commerciale delle cose, cioè dell'aspetto logistico, non della guerra, non delle battaglie, che era quello che esaltavano invece il figlio. Chiudere sempre la porta bene, spegnere tutte le luci, e queste cose qua erano le sue occupazioni, no? Anche qui un perentorio ordine militaresco, però pagina dopo pagina gli angoli vengono smussati, sembra. Sì, è così. Poco a poco, dietro questo aspetto così rumoroso, così chiassoso di militare, effettivamente gli angoli si smussano, esce fuori una sua umanità, esce fuori per esempio il suo amore per i giochi, che devono sempre prevedere, essere finalizzati a un insegnamento, come quando il padre con un lenzuolo e con una pentola in testa mima l'Orazio Coclite che si brucia, Muzio Scevola che si brucia il braccio, ecco, sempre un divertimento finalizzato, come i calembour domestici, la città più alta, non mi viene in mente ora quale fosse, e così via, ecco, questi, sì, un padre con i cui aspetti si smussano andando avanti. Però vorrei, prima di chiudere questa conversazione, Luciano Lamprese, parlare di colei che non c'è più, cioè della madre, no? Perché anche se non c'è più, la sua esistenza anche qui passa attraverso il ricordo, perché a un certo punto il figlio si accorge che il padre non parla mai, no? della sua moglie scomparsa, e questo non parlare... ci dice molto, e anche e soprattutto al figlio, no? E allora lui che cosa pensa di tutto questo? È che la morte della madre ha finito per unificare la condizione di padre e la condizione di figlio, e quindi anche di narrare il suo lutto. Ecco, e come è avvenuta la narrazione di questo lutto, che è passato dal silenzio poi anche qui al raccontarlo? Il lutto del lutto del padre, ovviamente, certo, lutto, certo. La perdita della madre. Sì, la madre era, da un lato, era l'obiettivo, la vittima di tutte le prepotenze paterne, ma dall'altro era anche il suo legame con la realtà, il suo legame non solo con la famiglia ma col mondo. Sulla moglie poteva rifarsi di tante cose, ma contemporaneamente, a un certo punto il narratore dice non ho mai capito quali fossero i veri sentimenti di mio padre verso la defunta, nessuno che piange con lui alla morte, nessuno come i gemelli che condividevano il loro dolore. E poi, quando rimane completamente da solo, e come lei ha notato non parla mai della morte, però poi un giorno il figlio incontrerà il padre, questo militare, quest'uomo d'altri tempi così pieno di pudore, così pieno di riservatezza, che per strada parla della morte della moglie, sa, o da poco perso la moglie, con degli sconosciuti in una fila all'ufficio postale, ecco, per rendere ancora più demitizzato il dolore paterno, l'assenza della moglie del padre. Il vecchio figlio è il titolo del romanzo che abbiamo raccontato insieme con l'autore Luciano Lamprese. Questo libro è pubblicato da Atlantide. Ma prima di salutarci,
Invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni il libro che mi fa compagnia. Guardi, ho letto pochi giorni fa c'è stato un concorso letterario, un premio letterario Mastercard, al cui premio io sono arrivato in finale e di conseguenza ho vinto un premio, ho vinto dei soldi ed ero molto contento. Ma volevo alla fine il primo premio è andato a un libro, il cui autore non ricordo, ma ricordo il titolo, Ferrovia Ferrovie del del Messico, Messico. l'autore è Gianmarco Grilli Perfettamente, ecco lei, dell'Astigiano ecco. dell'Alessandrino, pubblicato da Laurana Editore, lo ricordo bene perché questo libro ci venne raccontato Bene. da Giulio Mozzi, lo scopritore Ah sì, per che è stato lo l'appunto. scopritore. Sì. Sì, infatti, esatto, questo è il libro che sto leggendo. Sto leggendo le prime 200-300 pagine di questo libro scoppiettante, con una lingua, con una ricerca quasi gaddiana della parola, delle influenze fortissime, borghesiane o forse di Roberto Bolaño. Ecco, mi sto gustando un po' questo libro. Questo lungo libro di 820 pagine, io sono nel primo terzo del libro stesso. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Luciano, abbiamo Grazie a preso. lei, grazie agli ascoltatori soprattutto che sono interessati al suo bel programma letterario. Ecco. Buona giornata. Buona giornata a lei.